Messaggeri? Sì. Amo. Messaggeri amo. Questo è l'anno del pappagallo. Questo è un pappagallo, la scultura di un pappagallo che ho fatto per Donatella Tarozzi, una consuling molto stimata, quotata per risultati ottenuti ed esperienza, che grazie alla battuta mi fece vedere la fotografia di un pappagallo che voleva essere, chiedeva se qualcuno voleva adottare un pappagallo che però era molto problematico perché era senza penne eccetera. Io gli risposi, beh adesso sento da una mia amica, poi mi mandò una foto di un pappagallo simile e ne ha voluto fare uno più o meno in stile, no? Io gliel'ho fatto ispirandomi alla fotografia che mi aveva mandato e questa sera glielo mando, ciao, questa sera glielo porto di persona perché abbiamo un appuntamento a casa sua alle 5:30 in una riunione del COEM, una iniziativa che sto cominciando a seguire ascoltando e per poi farmi un'idea e vedere che cosa può nascere da questo punto di aggregazione. Ma volevo fare un piccolo video, non volevo tirarla molto lunga, per iniziare il 2019 dicendo qualcosa di cui non voglio avere una scaletta interiore, no? Come è successo l'ultimo video che ho fatto, che ho postato, poi ho cancellato, perché mi ero accorto che la mia mente voleva dire qualche cosa, al contrario invece del mio cuore, del mio essere, del mio istinto, che so per esperienza fare una differenza notevole, notevole. Perché tutte le volte che io dico qualcosa con la mia testa, che io voglio dire qualche cosa, è sempre un prodotto tossico, è sempre un prodotto che si presenta sulla carta produttivo, ma in realtà non è in grado di fare nascere nulla. Al contrario invece di tutte le volte che ho attinto da quell'istinto infinito e sempre a disposizione, che è in grado di mettermi veramente le parole in bocca giuste, sensate, che molte volte addirittura cozzano con quella che poteva essere una mia pre-idea o pregiudizio, al punto che diverse volte mi sono trovato, mentre dicevo certe cose, lasciandomi andare per come potevo, al mio cuore, la mia mente mi dice, ma che cosa stai dicendo? Tu pensi esattamente il contrario. E poi invece accorgersi, dopo neanche tanto tempo, che la cosa che parlava, che sapeva molto di più del ragionier Fantozzi messo a governare il mio paese interiore, con i risultati comici, comici e drammatici che potevo vedere, posso vedere in me, no? Guardandomi all'indietro in molti frangenti e anche nel futuro, no? Se io continuerò a spendere, no? Questa mia scelta di farmi dire o dalla testa o dal cuore. La mente, no, la mente. Ultimamente, grazie a Prenravatta, il maestro della conoscenza del mio tempo che sto vivendo, no, ha dato una definizione sulla mente
una delle tante, no, che io ho sentito dire da lui da quando lo conosco, dal 1979, però anche questa volta ha dato una definizione della mente che mi ha aperto un po' di più la comprensione, no, di che cosa sia la differenza tra la mente e il cuore, perché la mia mente sa sempre tutto, anche se non sa, sa sempre tutto. Sta sempre in cattedra, dice delle cose, stabilisce, e dove non sa, secondo lui, secondo la sua proiezione, di conseguenza mette un... guarda, non è sicuro, ma sicuramente sarà così. Perché lo pensi tu? Perché lo pensi con la tua grandiosa mente, no? Che non ha quasi limiti, no? Nell'immaginare o pensare soluzioni efficienti nella testa, no? Come tutte le ideologie che abbiamo vissuto sulla pelle di noi esseri umani, avevano questa natura. Belle idee, analizzate, funzionavano, erano per il bene comune, no? Chi era contrario poteva essere bollato come persona disumana, antinatura, contro il buono, contro il bello. E qual è la definizione della mente nuova che ha dato Penelavato? La mente, ha detto, è un qualche cosa che ha cominciato ad imparare delle esperienze, delle nozioni che riguardano il mondo, questo mondo nel quale io sono apparso a un certo punto, senza la benché minima forma mentis, senza il benché minimo linguaggio o pensiero giudicato positivo o negativo, senza assolutamente nulla di mente formato dentro di me, io sono apparso in questo mondo. Eppure ero vivo, eppure ero in grado di sentire che cosa era buono e che cosa era cattivo, che cosa mi piaceva e che cosa non mi piaceva, a cosa mi volevo avvicinare e stare attaccato e a che cosa non volevo avvicinarmi e possibilmente starmene staccato. Me lo diceva il mio istinto, il mio cuore, che non ha bisogno di imparare una lezione prima di poter spendere la mia vita. È già una conoscenza presente in me, neonato che non forma nessun pensiero, no? Però so riconoscere il bene, so riconoscere che cosa mi piace e cosa non mi piace. E quando io sento qualcosa di buono, lo sento automaticamente, no? E c'è spesso un sorriso sulla faccia di un neonato, come c'è un'espressione di arrabbiatura quando il neonato sente che c'è qualche cosa che non vuole, che può essere mal di pancia, che può essere fame, che può essere rabbia perché c'è nell'ambiente qualche cosa che lo irrita, come rumore, come feeling, eccetera. Quindi il bambino esprime rabbia, non diplomatica. Non puoi portarlo alla ragione dicendo datti una calmata, qualcuno si sta occupando di te, non ti rendi conto cosa sono questi uri. Non puoi dirgli queste cose perché lui ragiona col suo cuore. Se il suo cuore risuona in una maniera buona, allora l'effetto sarà buono e nel viso si vede. Se la risonanza è una risonanza cattiva, che non ti piace, sul viso si vedranno le espressioni di rabbia, di intolleranza e quel grido, come diceva una volta Penelavato, no? La rabbia di un bambino appena nato, che cos'è se non l'unico modo che ha per dire alla mamma o a chi si sta occupando di lui c'è qualche cosa che non va, c'è un problema nella mia vita che deve essere risolto. E chi si occupa del bambino, la mamma, il genitore, chi si occupa del bambino si muoverà seguendo quella rabbia a fare, prova a fargli fare la pipì. Mi ricordo che mi diceva mia mamma che io per costituzione fin da bambino non mi facevo mai la pipì addosso, non so perché, no? Però a un certo punto, quando avevo voglia di fare, bisogno di fare la pipì, piangevo e lì diceva: ma cos'ha? Gli ho dato la tetta e adesso non la vuole più,
per cui non ha fame. No. Capiva che non avevo nessun problema, a un certo punto mi prendeva, mi spazzava e dallo stato di livello mi metteva in piedi e quando mi metteva dritto, verticale, io facevo una gran pipì. E lì lei, nella sua esperienza di animalino primitivo, analfabeta, aveva capito che cos'era e aveva capito che il suo figliolino, la pipì da sdraiato, non la faceva, doveva stare verticale. Questa cosa è talmente vera che io nel 1974, quando mi chiamarono a fare il servizio di leva obbligatorio, feci fuoco e fiamme per non fare il servizio militare, no? E una delle prime tecniche che utilizzai per vedere di sgamare e avere il congedo da questa esperienza che per me era innaturale, la prima cosa che feci era pisciarmi addosso di notte, no? Pisciarmi a letto. Solo che nella mia strategia non potevo pisciarmi a letto, diciamo, dormendo nella branda di sotto, perché nella caserma c'erano i letti a castello. Allora avevo fatto una strategia dove io stavo nel castello di sopra e di sotto, quando io mollavo la pipì piano piano passava il materasso, andava a gocciolare sul malcapitato di sotto e lui avrebbe dato l'allarme, nel senso, ah sì, veramente questo fa la pipì perché non è in grado di tenere, diciamo, il controllo della vescica. E mi ricordo che feci una fatica della Madonna, dovetti scendere dalla branda, andare in bagno, iniziare a fare la pipì, interrompere, tornare indietro, sempre senza svegliare nessuno, andare sul letto, sulla branda, stendermi e dopo molta fatica riuscire a sentire che il liquido usciva, il caldino andava sul materasso, poi piano piano ho sentito tuc, tuc, la goccia che andava a finire su questo romano grosso, buono, eccetera, che a un certo punto vedo che si sveglia, si alza, si mette in controluce, guarda, poi mi viene vicino, mi guarda, io dormivo profondamente, mi guardava, poi si è allontanato, riguardo in controluce, poi è ritornato vicino, mi ha dato una cosa, mi fa, oh, ma che ti sei pissato sotto? Allora io, oh, così. No, ma adesso ho fatto questo giro per dire che a livello di fisiologicità, io per fare la pipì ho bisogno di stare dritto, no? Di stare dritto. E mia mamma lo ha capito appena io ero in grado di fare dei versi, semplicemente seguendo quell'indicazione della mia rabbia, no? La mia rabbia diceva, ah, devo fare qualche cosa, non potevo dire mamma mi scappa la pipì. Non avevo ancora la mente formata, non avevo imparato in questo mondo. Usavo solo il mio istinto che mi diceva quando non va bene e sorriso quando le cose invece andavano bene, no? E questa linea, no? Questo modo di comportamento umano è qualcosa che sta continuando anche adesso nella mia vita di adulto. Se c'è qualcosa che non mi piace, io manifesto rabbia, no? E se c'è qualche cosa che mi piace, io manifesto benessere, benevolenza, un buon sentimento, di apprezzamento. Tutti siamo fatti così. Il passaparola su qualche cosa che ci è piaciuto, un libro, un ristorante, un ambiente, una persona che abbiamo conosciuto, va da sé, no? Dire, sai, ho conosciuto, sai, ho sentito, sai, ho visto, buono, vacci, perché il buono, il nostro essere ama propagarlo, diffonderlo, perché non c'è una risposta razionale, perché sì, perché è un desiderio che ha la vita stessa di non solo darci l'abbondanza, ma anche che la condividiamo, che la riconosciamo, che ci godiamo questa ricchezza nella ricchezza che ci viene data non stop dall'inizio dei tempi, dall'inizio di quando il primo uomo è venuto sulla terra e ha iniziato a vivere una esistenza cercandone il senso. È una cosa che io non sapevo, è che nella storia dell'umanità
nella storia dell'umanità, c'è sempre stato il maestro che ha accompagnato l'essere umano. Io non lo sapevo, non lo sapevo. L'ho scoperto col tempo. Perché? Perché ho avuto la fortuna di conoscere il maestro della conoscenza vivente del mio tempo. Perché ci pensavo, no? Ci pensavo ancora prima di conoscere Pran Ravat nel 1979. Essendo io un bambino cresciuto in Italia nella religione cattolica, dove ti mandano per forza al catechismo a imparare delle cose, a prendere dei concetti che parlano di Dio e ti li mettono dentro la testa e cominciano a deformare la tua esperienza libera del divino in una esperienza che ti separa da lui, te lo allontana, ti fa aver timore di lui, ti fa dire che tu, se non fai il bravo, lui non è contento, potrebbe anche punirti. Da lì in poi il tuo feeling, no, verso il bene, verso l'amore, verso quello che ti faceva stare in pace, è diventato non più una cosa intima, ma è diventata una separazione, un qualche cosa che non era più con me e che dovevo sbattermi per riavere quella fusione, no? Che un mio credo, non un mio conoscere, mi ha fatto pregiudicare e allontanare come un'ipnosi. Quando si fanno le ipnosi sulle persone, no? Molte volte fanno anche degli spettacoli, per me beceri, no? Fai fare delle persone delle cose che lui non vuole fare, e tutti gli altri ridono, ma guarda, non sente il fuoco della sigaretta che lo brucia, o della fiammella, gli fanno fare le cose, il cane, le robe, cioè, grattati, come fa qualcuno in televisione, no? Così. Però voglio dire, in quel momento l'ipnosi, no? Il farti credere reale, qualche cosa che con la realtà non ha nulla a che fare, è evidente. La manipolazione che è in atto quotidianamente è mai così massiccia come in questi tempi qui, no? Io non so voi, ma io tutte le volte che apro un giornale o ascolto un TG in qualsiasi rete, io sento sempre distorsioni della verità. Il ribaltamento a 360 gradi di qualsiasi tipo di valore. E la morale è che sono arrivati manipolandoci, ipnotizzandoci, a farci accettare come realtà indiscutibile e forse inevitabile che la vita che tu puoi vivere deve essere una vita grama, di sacrificio. Tu hai un debito originale sul tuo coppetto e non te la cavi così, no? Devi pagare il conto. Non si sa bene di che cosa, ma tu, ipnotizzato, lo paghi questo conto. Fino a quando il tuo benedetto cuore, stufo della mediocrità, stufo di stare nel profondo dell'oceano di merda che i nostri governanti ci hanno ben confezionato e diffuso intorno, questo cuore stufo di stare in quella cosa, lui dice: io me ne sbatto il cazzo, esco da questa merda. E la verità, venendo a galla, mette in chiaro qual è la vita che il creatore ha ideato, progettato e fornito ad ogni essere umano affinché potessimo, io sicuramente, venire qui in questo mondo illusorio, in questo film tridimensionale, dove il male la sta facendo da padrone e fa un lavoro egregio,
Non è un errore il male, tutte le stronzate che abbiamo intorno non è una sfiga, una, come dire, una variante impazzita che è scappata dal controllo del creatore e rischiamo l'estinzione, eccetera. Magari la rischiamo anche, perché per quello che ne so, sono state tante civiltà prima della nostra. Si parla della presenza dell'uomo sulla Terra, si parla di milioni di anni, di milioni di anni. Quelli che ci raccontano il fumetto ce la buttano tipo 8-10.000 anni fa, adesso forse 12.000 perché scoprono sempre delle cose nuove, ma qui si parla di milioni di anni dell'uomo sulla Terra a fare lo scherzo della vita. Milioni di anni. E adesso siamo qui in questa situazione. Allora, di questo caso poi chiudo, riagganciandomi a una cosa che avevo iniziato prima ma non ho finito. Mi chiedevo, quando ero, prima di conoscere Prendravart, no? Mi dicevo, ma come mai in tutte le epoche, in tutte le culture, c'è sempre stato un maestro che ha fatto qualche cosa di importante e la gente, in quel posto geografico, in quel tempo ben preciso, ha avuto un vantaggio, no? Dall'insegnamento che quel maestro ha fatto. In Oriente c'era Lao Tse, secoli prima del cristianesimo, del buddismo, tutte queste cose qui. C'è stato Maometto, ovviamente nei paesi islamici, Gesù, nella nostra zona medio orientale europea. Poi ce ne sono stati anche... Tantissimi non li conosciamo, però testimonianze in Sud America di maestri, indiani tipo quelli del Nord America, c'era il famoso Alce Nero, no? Anche lui era un profeta, era un maestro che era in grado di dare delle nozioni chiare e veramente buone per l'essere umano. No? Allora io mi dicevo, come mai in tutte le epoche c'è sempre stato un maestro dal quale sono nate poi delle religioni, e quello è il casino, perché tutti i maestri che sono venuti non hanno mai scritto di loro una parola scritta. Perché non hanno mai scritto una parola? Perché sapevano che era inutile scrivere qualche cosa da tramandare agli altri, perché l'avrebbero subito presa e travisata e fatta diventare esattamente il contrario di quello che lui aveva insegnato fisicamente. Per cui lui, il maestro, insegnava la verità, parlava della verità, della pace che è dentro l'essere umano ed era in grado di fartela apparire, dargli un corpo affinché tu potessi abbracciarla questa pace. E da quel momento in poi sentire che quello è il compagno concreto, affidabile nella tua vita, che ti serve, al quale puoi andare tutte le volte che vuoi. E allora mi dicevo, come mai c'è sempre stato questo maestro e adesso che siamo nel casino più grande, non c'è. E invece mi stavo sbagliando. Io non sapevo che maestro c'era. Ma quando l'ho scoperto, ed era molto giovane, era più giovane di me, io avevo 25 anni, lui ne aveva 21 e aveva già fatto uno sketch molto lungo. Aveva iniziato a 13 anni, spostandosi dall'India, venuto in Occidente, e da quei 13-14 anni fino adesso che ha 60 anni, ha fatto un lavoro enorme su questo pianeta qui. Ha acceso non solo me come persona, e di questo io lo ringrazio, e per me basterebbe anche, ma ha acceso tantissima gente che si sta facendo tesoro della conoscenza di se stessi affinché puoi vivere in questo mondo con un senso, che la tua vita non è sprecata. Perché io non lo so, vedo che se chiedessi a qualsiasi persona, tu cosa sei venuto a fare qui al mondo? Qual è lo scopo della tua vita? Vanno in crisi. Perché lo scopo della mia vita non può essere che io vengo qui e religiosamente mi metto così e faccio delle scene, delle cose. Per carità, chi le vuol fare le può fare, ma visto dall'occhio di Dio, veramente Dio è toccato nel cuore, dice Dio che come amo questo mio figlio per l'amore che mi dimostra vedendomi fare sempre quelle cose,
alla solita ora, nello stesso modo, con la stessa voce. Spontaneità zero, zero. Non piacerebbe a me avere un rapporto d'amore con una persona fatto così. Io che sono un patacca qualsiasi, che non sono Dio. C'è la scintilla di Dio dentro di me che mi tiene vivo, ma io non sono Dio. Io non so niente. So solo che posso sentirmi bene o sentirmi male. E che cosa può fare la differenza? Io non lo so, non lo sapevo. Mi ricordo che mi riconosce per Ravat quando stavo male, per problemi amorosi, come avrei gradito la soluzione di quella pena nel cuore che mi fosse estratta, tirata via, ma tutti i miei bei pensieri stavano a zero, a zero. Ma avendo poi conosciuto Pran Ravati, il maestro di questo tempo, che ha avuto a fare un lavoro enorme, enorme, ed è l'unica speranza concreta che c'è in questo mondo qui, di avere un'evoluzione degna dell'essere umano. È l'unico, è l'unico. E non è che io lo dico perché voglio convincere qualcuno, perché non voglio neanche convincere me stesso, perché sono già convinto. Io sono già molto contento di aver trovato il successo nella vita. Io sono, fortunatamente per me, non per merito, ma per fortuna, ho avuto la fortuna di, una volta conosciuto il maestro della conoscenza, di metterlo alla prova. Di non dire, chi sei tu? Ma... no, per cazzo, ti conosco, mascherina, sei il solito furbetto, no? Discorso che ho fatto all'inizio, però a un certo punto onestamente, io non lo conoscevo e non puoi sempre andare avanti forti di pregiudizio. Tu, ok, sei, tu sei quel potere che dicono che è in grado di risolvere il vuoto nella mia vita? Fammi vedere. E lui mi ha fatto vedere. Senza mettermi pensieri nella testa, senza dirmi fai questo, 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 a tale ora, eccetera, ma semplicemente dicendo guarda, è già tutto dentro di te. Prenditi un po' di tempo per stare anche veramente con la parte vera di te. E quel po' di tempo non solo ti farà stare bene e ti nutre nel momento in cui tu ne hai bisogno, ma è in grado di farti crescere per il resto della tua vita, fortificato da un amore che non perderai mai più. E tutti i tuoi bisogni vengono a trovare risposta dentro di me. E andare a quella riunione, andare a quel concilio, a quel coito perfetto, è la cosa che mi esalta più di tutti. Per cui, come voglio farla corta, qui chiudo il discorso, perché quello che volevo dire dal mio cuore l'ho lasciato venire fuori, la mia mente è stata messa seduta al suo posto e sono... sono contento di essere in questo casino totale nel mondo adesso, apparentemente senza nessuna speranza di soluzione, e invece la soluzione è già in atto individualmente per molte persone, me compreso, ma anche per tanta altra gente che sta aspettando. Non saranno tutti, perché la conoscenza, disse una volta per Ravat, non è mai stata per tutti e non lo sarà mai per tutti, lo sarà solo per le persone che hanno già maturato quella sete, non la curiosità, perché la curiosità della conoscenza ce l'hanno tutti. Ah, tuo maestro, oh, sì, esaurita la curiosità, un'occhiatina, eccetera, te ne vai perché non hai la sete di quello che ti viene a regalare, perché se tu dovessi pagarlo non ci sono soldi dell'intero universo, no? Da poter dire te un secondo di vita in più me la pago, non ci sono soldi, può solo essere regalata, e io che ne ricevo il dono posso solo apprezzarla, se voglio, non dico pagarla,
ma riconoscergli l'enorme dono e amore che ha e cura che ha per me individuo, perché tutti il resto sono cazzate, sono robe dette a pappagallo, ma neanche con le penne, un pappagallo porta urina. Ok? Finito! Ciao! Tenere del pappagallo!